Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Il racconto di Iva Zanicchi sull'ultimo incidente avuto, ha rischiato di morire, la cantante rompe il silenzio sulla situazione. Iva Zanicchi è una personalità ben nota al pubblico, da decenni protagonista, in diverse vesti, nel nostro mondo dello spettacolo. Da tutti è ricordata principalmente per le sue doti canore, che le hanno permesso di arrivare alla popolarità, soprannominata l'Aquila di Ligonchio. A partire dagli anni 60 ha iniziato a sfornare un successo dopo l'altro. Nel corso della sua lunga carriera ha avuto modo di sperimentarsi sin da subito anche come attrice, partecipando a diverse pellicole cinematografiche tra gli anni 60 e 70, e poi specialmente nell'ultima parte della sua carriera come personaggio televisivo, nonché anche politica. Una vita sicuramente ricca di eventi e di successi, ma anche di diversi ostacoli e sofferenze. In una recente intervista, la Zanicchi ha raccontato del suo ultimo incidente domestico che, a quanto pare, l'ha messa a rischio di vita. Ecco in retroscena sulla situazione della cantante, molti fan davvero senza parole. Il brutto incidente di Iva Zanicchi, il racconto su una situazione che poteva costarle la vita. In una recente intervista al settimanale Nuovo, la Zanicchi ha svelato tutti i retroscena dietro al brutto incidente domestico che poteva costarle la vita. Ho rischiato di ammazzarmi, spiega la cantante, rivelando poi le dinamiche dell'incidente. A quanto pare, si trovava su una scala molto ripida, un incidente che poteva risultare fatale. Sono caduta da una scala molto ripida e alla mia età potevo davvero farmi molto male. Invece mi sono rotta una vertebra e ho subito un intervento, spiega la cantante, secondo la quale sia intervenuta una sorta di protezione divina ad evitare che le ferite fossero molto, molto più gravi. Prego sempre la Madonna e penso di aver avuto la sua protezione. E poi ho i miei santi particolari, come la mia bisnonna Maria Rosa, confessa la cantante nell'intervista. Fortunatamente, quindi, l'incidente per la Zanicchi è stato meno grave del previsto ed ora dichiara di stare bene, si sta dedicando accuratamente alla convalescenza, ma non ha comunque rinunciato a cantare al compleanno di Albano. Ho chiamato il professore per dirgli che volevo andare a cantare al compleanno di Albano, lui mi ha risposto che, anche se era da pazzi, potevo farlo, spiega ancora, mostrando la sua solita grinta e tenacia. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.